Le ragazze sono diverse forze della natura. Alcune sono calde come il fuoco, altre fredde come il ghiaccio. Ecco Betty, è di umore blu. Guarda com'è fredda. È ovvio che sia una ragazza fredda. E anche il film le si addice. Frozen! Nessuna emozione sul suo viso. Ed ecco Megan. Wow, questa ragazza va a fuoco! Che movimenti, che espressioni! Ehi, che guardi! Che noia! Non è eccitante! Betty non demorde e resta fredda. Quindi spegni il fuoco e guarda Frozen. Ma non per molto. Megan è furba. Ora va meglio. Principessa Fiamma, ora scioglieremo questo ghiaccio. Hey! Litigate per la TV? Vi comportate come bimbe. È un bene che si possa trovare un compromesso. SpongeBob! Guarda, ci sono fuoco e acqua fresca. È perfetto. Candele, un fuoco, le calde fiamme. Questa ragazza bollente si sente a casa. Può camminare sui carboni ardenti. Meditare seduta sul fuoco? Perché no? Sei così focosa. Il fumo è così calmante. Gli esercizi mattutini della regina delle nevi sono molto diversi. Un peso di ghiaccio. Penso che sia troppo pesante. Meglio usarne due normali. Ma gli impacchi di ghiaccio sono un ottimo modo per rinfrescarsi. Questa ragazza fredda non riesce a sopportare il caldo. Vediamo come Betty e Megan vanno d'accordo in cucina. Beh, a una ragazza focosa piace il cibo piccante. Davvero piccante. Omelette e peperoncino? Un'ottima combinazione! Ma Betty ha bisogno del martello per il suo pasto. Indovina un po'? Che c'è sotto il coperchio? Oh, è ovvio! Ghiaccio, naturalmente! Con frutta congelata all'interno. Qui c'è davvero bisogno di un martello. Gelido! Piccante! Ma sono soddisfatte! Betty ha un appuntamento. Si è messa il mascara ed è pronta a partire. Ha lasciato il trucco incustodito. Pessima idea! Chi dice che le ragazze focose non possono essere cattivelle? Da fuoco al rossetto della sua amica con gli occhi. Si è sciolto! Lo scherzo ha funzionato! Ecco Betty! Che è successo al mio rossetto? Non è difficile indovinare chi sia stato. Oh, la pagherai! Anche Megan si sta truccando. I suoi capelli sono difficili da spazzolare. Ma Betty usa i suoi poteri sulla spazzola. E la trasforma in un pezzo di ghiaccio. Così non potrà spazzolarli per nulla. Cos'è questo permafrost? Il maltempo non esiste. Betty è a suo agio in una giornata fresca. Ma Megan trema dal freddo. Per una ragazza fredda questo tempo nuvoloso è davvero caldo. Betty ha fretta di salire sulla sua auto bianca e accende l'aria condizionata al massimo. Ora va meglio. Di che colore è la macchina di Megan? Rossa! Cos'altro potrebbe essere? Ups! Si gela! Devo accendere il riscaldamento. Ah, perfetto! Tutti si divertono alla festa e a prima vista Megan e Betty si comportano quasi allo stesso modo. Ok, ci siamo! Betty è a caldo. Trova un secchiello di ghiaccio per le bevande, che sarebbe per tutti. Ma chissene, queste cannucce non servono.
Ghiaccio! Come si fa a masticare il ghiaccio? Solo le ragazze fredde possono capire. Comunque, non è uno spuntino per Megan. Ecco il suo cocktail, che brucia proprio nel bicchiere. Ecco cosa mi serve. Wow! A ciascuno il suo. Tutti flirtano alle feste. Ma bisogna stare attenti alle ragazze fredde. Un bacio e potresti trasformarti in una scultura di ghiaccio. Forse Megan può sciogliere il suo cuore. Un bacio lo aiuterà a scongelarsi. Oh no, di nuovo! Ha uno ustione di quarto grado! Non tutti sopportano questa differenza di temperatura. Che abbiamo fatto? Scappa! Un bagno di ghiaccio è quello che serve a Betty. Prima di entrare in piscina. Ora può fare il bagno. Ah, è fantastico! Mi sento come un'oliva in un martini con ghiaccio. Anche Megan vuole giocare in piscina. Vengo anch'io! Wow, quanto vapore! Sì, una ragazza bollente si è appena buttata in acqua. Megan, perché l'hai fatto? L'acqua è evaporata! Ora sei in una piscina vuota! Beh, visto che non possono nuotare insieme, forse possono andare a fare una passeggiata. È una giornata calda, ma Megan ha freddo. Per fortuna ha una coperta nello zaino. Tempismo perfetto! Ecco la cascata! È così fresco qui fuori! È il paradiso per Betty! Ma un incubo per Megan! Sbrigati, andiamo al sole! Ah, è così bello sdraiarsi e sentire il calore! O nuotare in una cascata ghiacciata! Se amate temperature diverse! Betty e Megan mostrano che gli opposti si attraggono. Entrambe hanno le loro armi. Betty è solida come l'acciaio e Megan è esplosiva. Difficile dire chi sia più forte. Ma alla fine vince l'amicizia. Megan ha un po' di tempo per leggere un bel libro. Ma Betty è qui. Vuole fare una sorpresa alla sua amica, facendole un bagno di ghiaccio. Questo scherzo fa bollire Megan. Ok, mi vendicherò. Mentre Betty innaffia il giardino, la sua amica le tende un'imboscata con una lente d'ingrandimento. Sai a cosa serve? Esatto, per dirigere la luce del sole direttamente sul corpo di Betty. Ce l'ho fatta! Anche se Megan è l'unica ad essere felice. Sta piovendo! È il tempo preferito di Betty. Vuole condividere la sua gioia con l'amica. Ma Megan non pare entusiasta. Ha fretta di tornare dentro. Certo, perché ha bisogno di scaldarsi. Cosa c'è di bello nel ballare sotto la pioggia? Non capisco! Bene, bene, bene. Le ragazze hanno cubetti di ghiaccio e carboni ardenti. E ora che succederà? È un esperimento molto interessante. Betty e Megan si scambiano le tazze. Ai! È caldo! È così freddo! Un ustione e un congelamento sono esperienze tristi. No, dovremmo restare nei nostri ambienti familiari. Sono così diverse. Come il ghiaccio e il fuoco. Ma insieme non si annoiano mai. Ti è piaciuto il video sulle ragazze calda e fredda? A quale pensi di assomigliare di più? Bollente o gelida? Scrivilo nei commenti. Metti un like al video, iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici. E clicca sulla campanella per non perdere nuovi sketch su Trum Trum Select.